Ciao a tutti ragazzi, questa mattina siamo venuti qui al mercato Stolichny, che è il mercato più famoso che c'è a Kiev per quanto riguarda la vendita a basso prezzo economica di prodotti della terra. Qui abbiamo padiglioni per la vendita delle verdure, della carne, del pesce, tutta roba fresca e genuina, naturale, senza additivi chimici, senza pesticidi, senza niente. Siamo qui oggi, vi vogliamo mostrare quello che io e la mia mogliettina, che mi accompagna sempre, andremo a comprare, insomma, e vi mostreremo un po' di padiglioni. Ciao a tutti, eccoci qui. Sono qui con la mia amatissima mogliettina e ve la presento. Ciao. Siamo qui perché adesso vogliamo andare in questo padiglione che vedete qui alle nostre spalle per comprare alcune cose interessanti che più tardi vi mostreremo. Ciao. Ed eccoci qui. Siamo adesso all'interno del padiglione della frutta e dei vari ortaggi. Vi vogliamo mostrare alcune cose interessanti. Guardate qui, siamo a fine settembre e in Ucraina è ancora possibile trovare le fragole. Guardate qui, ci sono delle cassettine di fragole piccoline, non molto, molto interessanti. Ma guardate addirittura il prezzo, abbiamo per le fragole piccole 69 grivena un chilo di fragole, che corrisponde ai nostri 2 euro in Italia e in Europa, mentre abbiamo anche una cassettina di lampone, 75 grivena corrispondente di 2,30 euro, quasi 2,50 euro. È molto raro trovare delle fragole a fine settembre, ma in questi grandi mercati è anche possibile questo. Guardate, siamo all'interno di un altro padiglione del grande mercato Stolichny. Qui siamo all'interno del padiglione del pesce. Qui c'è pesce fresco di ogni tipo, di ogni genere, ovviamente a prezzi economici, non cari assolutamente. E qui potete vedere quanto è grande il padiglione e i vari tipi di pesci che possiamo appunto vedere. In questo grande mercato Stolichny c'è anche il padiglione della carne. Anche qui carne di primo livello a basso prezzo, anche qui è tutta roba buona e soprattutto, abbiamo detto, economica. Guardate qui, facciamo una panoramica di quello che possiamo vedere. Carne di tutti i tipi. Да.
ci siamo fermati qui in uno degli stand del padiglione della carne per comprare il lardo di maiale, che qui è veramente, veramente, particolarmente buono, qui in cena in Ucraina. E potete vedere i tipi di lardo che abbiamo comprato, eccolo qui, che poi ovviamente cucineremo con un po' di amici nelle varie foreste, nei vari boschi, che vedrete nei prossimi giorni, prossimamente. Seguitemi. Oh, eccoci qui, guardate cosa abbiamo comprato. Abbiamo fatto scorta di cipolle, perché alla mia cara mogliettina piacciono le cipolle con tutti i tipi di cibo, cucina solo con le cipolle. Pensate che situazione. Ma guardate qui, a parte gli scherzi, abbiamo comprato qui ben 40-42 kg di cipolle al modico prezzo di 5 euro. Le nostre corrispondenti 5 euro e delle 20-21 kg di patate, come potete vedere, abbiamo pagato soltanto 4 euro. Insomma, come vi dicevo prima, questo è un mercato dove troviamo prodotti buoni a bassissimo prezzo. Ma guardate un po', non ce la faccio più, sono pesantissime queste cipolle. Mo adesso le carico in macchina e abbiamo finito. Oh, e le patate. Mi tocca sempre la lavorare, non ce la faccio più.